Bene, abbiamo l'opportunità di interloquire oggi con il presidente dell'Olbia, il pescarese Doc, lo dobbiamo sottolineare, Alessandro Marino. Salve Alessandro, salve presidente e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a te e a tutti i telespettatori, è sempre un piacere intervenire. Anche perché insomma ci si avvicina al confronto Olbia-Pescara, l'Olbia ci arriva, no, col massimo direi dell'entusiasmo per l'impresa compiuta sul campo della capolista Modena, e che impresa, perché insomma il Modena tra l'altro primo in classifica, non perdeva dal 9 ottobre, 21 risultati utili consecutivi, 19 vittorie e 2 pareggi, addirittura in casa non perdeva dal 25 settembre, insomma il Modena the record, immagino che sia stata una delle giornate più belle da presidente dell'Olbia, no? Sì, è vero, è vero. Venivamo da 3 risultati utili consecutivi, però erano 3 pareggi e ci stavano un po' stretti perché comunque avevamo inanellato un po' di prestazioni positive, però a Modena abbiamo fatto quella giusta e è stato veramente molto bello, senza demeritare, perché poi non è che abbiamo avuto, diciamo, particolare fortuna. Con sommo gaudio dei tifosi della Reggiana e della Reggiana stessa. Sì, sì, sicuramente anche poi il nostro attaccante che ha fatto doppietta è anche originario di Reggio Emilia, quindi sì, è stata tutta una serie di situazioni. Beh, con la Reggiana poche partite prima avevamo giocato molto bene, loro hanno segnato un gol negli ultimi 5 minuti sul rigore, altrimenti era giusto anche un pareggio, però è andata meglio col Modena, dai. Sì, assolutamente, io ho visto quella partita, concordo perfettamente con te presidente, perché ricordo anche diverse occasioni a gol, ragazzo che è stato molto pericoloso, insomma la Reggiana è stata anche piuttosto fortunata in quel match. Qual è l'obiettivo dell'Olbia a questo punto? Perché avete 5 punti di vantaggio sui play-out e siete in ritardo di 3 lunghezze dai play-off. Ah, io l'ho sempre detto dall'inizio dell'anno che quest'anno volevamo arrivare tra i primi 10, quindi non mi nascondo rispetto a quello che è stato detto. Ecco, affronterete, presidente, una squadra in crescita. Sì, 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 l'ho seguita, insomma, seguo tutto il campionato, con particolare piacere anche il Pescara. Ho visto che dopo il mercato di gennaio sono stati apportati dei correttivi e mi sembra che la squadra abbia una fisionomia molto ben precisa. Ci aspettiamo una partita probabilmente difficile quanto Modena, se non di più, perché non possiamo dare per scontato niente, dobbiamo giocare con la stessa umiltà di Modena, altrimenti con una squadra così forte, contro una squadra così forte si rischia poi di non portare a casa niente. Qual è il giocatore che temi di più nel Pescara? A me è un giocatore che piace molto e che mi spaventa particolarmente Pompetti, perché comunque ha un modo di calciare che mette sempre in difficoltà, quindi poi alla fine non è tanto la bravura dell'attaccante ma sono i palloni che lui riesce a mettere che sono molto molto pericolosi, quindi lui è uno che temo particolarmente. Come giudica il percorso dei biancazzurri, il cammino fino a questo momento? È stato un po' tortuoso perché comunque si ritrovava il Pescara secondo me con una rosa che in parte aveva ereditato dall'altra categoria e quindi ci ha messo del tempo per poi riuscire a diciamo, secondo me, a ottenere poi quello che l'allenatore voleva. Ha cambiato tanto, visto, insomma, ha provato diversi sistemi di gioco. Non mi sorprende che il Pescara abbia avuto difficoltà, perché l'hanno di solito le hanno tutte quelle che cercano di salire in un anno, perché è una categoria molto difficile. Credo che sia più un'impresa quello che stia facendo il Modena piuttosto che il cammino del Pescara. Il Modena sta facendo un campionato impressionante, così come la Reggiana. Il Pescara punta al terzo posto, che è occupato dal Cesena, 5 punti di vantaggio, c'è anche l'Entella che è quarto, che tra l'altro nel posticipo ha travolto la Carrarese. Voi avete affrontato forse il momento meno propizio, no? Il giro di ritorno, sia il Cesena che l'Entella. I rapporti di forza quali sono? È molto avvincente la sfida tra queste 3 squadre perché in un certo senso si equivalgono, quindi secondo me la cosa fondamentale è la testa, non è tanto i valori della rosa in campo, cioè chi è più motivato a cercare di scalare quei punti in classifica per arrivare un po' più su, alla fine ce la fa. Insomma, le chance di puntare al terzo posto, in sintesi, ci sono. C'è di mezzo l'Olbia, però come si fa?
Noi non vogliamo mollare niente, è chiaro che poi il campo parlerà, però siamo una squadra che gioca con molta umiltà. Diciamo che questa col Pescara è l'ultima partita con le cosiddette big, speriamo di far punti, dopodiché inizierà le nostre, diciamo, finali con le dirette concorrenti per entrare almeno nella parte sinistra della classifica. Tra l'altro all'andata non c'era Udo, che era stato espulso nella precedente partita con il Modena in casa intorno al 25esimo, se non vado errato, del primo tempo. Udo, grande protagonista di questa impresa di Modena, doppietta, 10 gol complessivamente, come il suo compagno di reparto ragazzo, in totale 34 gol realizzati, i cui 20 dai due attaccanti, niente male, insomma una percentuale consistente mi pare, no? Sì, siamo credo l'ottavo migliore attacco lo sapevamo che questi due potevano far bene. Udo ha avuto dei momenti in cui ha avuto qualche problemino fisico, adesso sta bene, quindi potrebbe fare un bel finale, glielo auguro, anche perché è un giocatore giovane, già è andato a doppia cifra, credo che abbia un futuro piuttosto roseo questo giocatore. Gratificato dalla crescita, immagino, di Giorgio Altare, no? Perché è una vostra scoperta, una scoperta dell'Olbia. Adesso è titolare inamovibile in Serie A nel Cagliari. Le ultime 8 le ha giocate dal primo minuto. Sì, questa è, secondo me, è un po' una suona una sveglia un po' per tutto il movimento sia di Serie A che anche, perché non è l'unico caso, cito anche Gatti per esempio, sì, che giocava all'Albino Leff e poi si ritrova adesso alla Juve, così come Zerbin che fino a 2 anni fa giocava alla Pro Vercelli in C e adesso è del Napoli, giocatore importante. Secondo me la C ha dei giocatori che possono essere già pronti per la A, bisogna solo crederci, e il Cagliari e Mazzarri sono stati bravi a crederci, noi gli avevamo detto che questo era un giocatore che poteva fare la A, ma come Giorgio io dico che nella nostra rosa ce ne sono altri, così bisogna solo avere coraggio. Andrete a pranzo? Lei e il presidente Sebastiani, visto che siete amici prima della partita? Sì, penso andremo a cena, la prima volta che viene qua, gli auguro che sia l'ultima anche, però non si sta male qua, quindi si troverà bene.